La presentazione del rapporto annuale L'economia del Piemonte. Il documento elaborato dalla sede di Torino della Banca d'Italia analizza l'evoluzione della congiuntura economica e i mutamenti della struttura produttiva e finanziaria della regione. Quali sono i contenuti? Nel 2016 è proseguita questa fase di moderata ripresa dell'economia in Piemonte che era iniziata nel 2015. Il PIL, in base alle stime di cui disponiamo, è cresciuto sostanzialmente in linea con la media italiana. Le prospettive per il 2017 sono abbastanza favorevoli in base ai risultati delle indagini della Banca d'Italia, anche se rimane elevata l'incertezza tra gli operatori. L'aspetto importante di questa fase è il recupero dell'attività di investimento delle imprese, anche qui a ritmi moderati, ma è importante che ci sia perché negli anni scorsi questa parte della domanda aggregata era mancata. La cifra di questa fase di ripresa è che è abbastanza diffusa tra i settori, in particolare i comparti della manifattura e il terziario, purtroppo invece nelle costruzioni il quadro rimane ancora debole. La Banca d'Italia ogni anno in primavera svolge una indagine su un ampio campione di imprese della nostra regione. Le previsioni formulate da queste imprese in termini di vendite, in termini di investimenti sono piuttosto favorevoli. Il contesto complessivo rimane ancora abbastanza incerto e questo chiaramente può frenare alcune scelte, soprattutto di investimento degli operatori. Occorre tener conto che le nostre imprese hanno dimostrato negli ultimi anni un'ottima capacità di stare al passo con i mercati internazionali e in particolare con i nuovi mercati di sbocco delle aree emergenti del mondo. Per quello che riguarda le famiglie, qual è la situazione in Piemonte? La situazione è che siamo in una fase in cui l'occupazione è in miglioramento, è il terzo anno in cui i livelli dell'occupazione sono in ripresa e questo si è riflesso positivamente sia sui redditi sia sui consumi delle famiglie, che sono in una fase di moderato miglioramento, di moderato rialzo. Questo è un elemento sicuramente positivo. Prospettive per il futuro? Per il 2017 sono abbastanza positive, anche se il contesto complessivo rimane abbastanza incerto, quindi guardiamo positivamente a questo anno che è già in corso.